Non tutti sanno, ma ci sono delle emozioni che sono state scartate prima dell'uscita del film di Inside Out 2. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo della serie e di un argomento davvero affascinante che vi piace tantissimo nel mio canale. Le emozioni scartate del film di Inside Out 2. Se siete fan della Pixar e avete amato il primo film, questo video fa per voi. Esploreremo le emozioni che erano state progettate per il sequel, ma che, per vari motivi, non sono state inserite nella versione finale. Infatti parleremo di sospetto, colpa e meraviglia, e vi mostrerò i dettagli originali creati da Christian Kung. Prima di tuffarci nelle nuove emozioni, facciamo un breve riepilogo del film. Inside Out è un film di animazione della Pixar uscito nel 2015, che ci porta all'interno della mente di una ragazzina di nome Riley, dove cinque emozioni, gioia, tristezza, paura, rabbia e disgusto, cercano di guidarla attraverso le sfide della vita quotidiana. Il film ha avuto un enorme successo grazie alla sua rappresentazione innovativa delle emozioni umane e del funzionamento della mente. Sospetto. La prima emozione di cui parleremo è sospetto. Christian Kung ha creato diversi design per questa emozione, rappresentandola come una figura con tratti da detective, dotata di un'espressione inquisiva e talvolta molto molto aggressiva. L'idea era di rappresentare questa sensazione che proviamo quando siamo incerti o differenti riguardo qualcosa o qualcuno. Purtroppo, questa emozione non è stata inclusa nel film finale, ovvero Inside Out 2. Chissà come avrebbe influenzato la storia se fosse stata presente. Colpa. Parliamo ora a Colpa. Questo personaggio era raffigurato come una figura triste, che portava un pesante zaino alle spalle, simbolo dei pesi emotivi e dei rimorsi che spesso ci portiamo dentro. Immaginate quanto sarebbe stato interessante vedere come Riley avrebbe interagito con questa emozione e come avrebbe affrontato i suoi sensi di colpa. Anche Colpa, però, non è stata inclusa nel film. Infine, parliamo di meraviglia. Christian Kung ha esplorato vari design per questa emozione, che andavano da un adolescente sognante a una persona anziana con uno sguardo pieno di stupore. Meraviglia, rappresentata dalla sensazione di ammirazione e stupore che proviamo di fronte a qualcosa di incredibile o inaspettato. Sarebbe affascinante vedere come questa emozione avrebbe arricchito la gamma emotiva di Riley, ma alla fine anche Meraviglia è stata scartata. Ma perché sono state scartate queste tre emozioni e non le abbiamo viste nel film di Inside Out 2? Vi starete chiedendo. La risposta però non è così semplice. La creazione di un film come Inside Out comporta numerose decisioni creative e pratiche. Ogni emozione aggiunta avrebbe complicato la narrazione e il design visivo, e gli autori dovevano trovare un equilibrio per mantenere il film accessibile e comprensibile. Inoltre, le emozioni principali, già presenti, coprivano una vasta gamma di stati emotivi, rendendo forse ridondante l'inclusione di altre emozioni. Nel primo film, le emozioni di Riley hanno caratteristiche distintive, basate su concetti universali. Nel sequel, ci si aspetta un'evoluzione di questi personaggi, esplorare come cambiano la crescita in Riley. Con l'adolescenza, Riley affronterà nuove sfide emotive. Emozioni come sospetto, colpa e meraviglia avrebbero potuto aggiungere profondità a queste esperienze. La creazione di un film Pixar è un processo collaborativo che coinvolge sceneggiatori, animatori, psicologi e altri esperti per assicurarsi che la rappresentazione emotive siano accurate e molto molto coinvolgenti. Prima della produzione finale, molte idee vengono disegnate e testate attraverso storyboard e prototipi. Questo permette al team di vedere cosa funziona meglio per la narrazione. Infatti ci sono tantissime testimonianze che fanno vedere altre emozioni all'interno del film, ovviamente quando non è uscito. Inside Out ha avuto un grande impatto nell'educazione emotiva, ha
aiutando sia bambini che adulti a comprendere meglio e a parlare delle proprie emozioni. Il film ha anche aperto discussioni importanti sulla salute mentale e sull'importanza di riconoscere e accettare tutte le emozioni, non solo quelle positive, che è molto importante anche parlare delle emozioni negative. In conclusione, Inside Out 2 avrebbe potuto essere un film molto diverso con l'inclusione di sospetto, colpa e meraviglia. Sebbene non le vedremo nel sequel, è affascinante immaginare come avrebbero potuto influenzare la storia e il viaggio emotivo di Riley. Speriamo che Pixar continui a esplorare nuove emozioni e a sorprenderci con storie toccanti e innovative. Oltre alle emozioni scartate, il sequel di Inside Out 2 esplorerà nuovi territori emotivi mentre Riley attraversa l'adolescenza. Il team creativo della Pixar si sta concentrando sull'evoluzione delle emozioni già presenti e già esistenti, su come si adattano i cambiamenti nella crescita di Riley. Infatti, nei prossimi sequel della serie la troveremo cresciuta e diventerà quasi maggiorenne. Questa fase della vita comporterà inevitabilmente nuove sfide e dinamiche emotive, rendendo il sequel un viaggio ancora più complesso e coinvolgente. E sicuramente nei prossimi vedremo altre emozioni all'interno della mente del nostro personaggio preferito. Inside Out 2 promette di espandere l'universo emotivo di Riley esplorando l'adolescenza, un periodo di cambiamenti intensi e complessi. Le emozioni principali, gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto, affronteranno nuove sfide dinamiche, riflettendo la trasformazione interna di Riley. Infatti ci sarà magari qualche emozione che non la rivedremo neanche più. Il film avrà probabilmente nuove emozioni che arricchiranno ulteriormente la narrazione e offriranno una rappresentazione ancora più sfaccettata dell'esperienza umana. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi ricordo di lasciare un bel like con iscrizione al canale per non perdere assolutamente i prossimi contenuti. Fatemi sapere qui sotto anche nei commenti se volete altri video, magari curiosità su Inside Out 2, perché ho visto che è una serie che vi piace veramente tanto. Intanto comunque io volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando veramente la voglia di continuare a creare questi video. Adesso passo la palla a voi. Qual è la vostra emozione scartata preferita? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti.